Ciao ragazzi, bella per tutti! Benvenuti nuovamente su Gamescore.it in compagnia del vostro Andrea Rockfort di fiducia e oggi ci troviamo a fare il video gameplay di Varsav, un particolare gioco di ruolo strategico uscito lo scorso 1 ottobre su Nintendo Switch, mentre il 29 settembre era uscito su PlayStation 4 e il 2 ottobre è uscito su Xbox One. È stato sviluppato da Pixelated Milk ed è stato distribuito su console anche dai cosi, mi si chiama The Crunching Qualas, si è distribuito, che carini amori. Il gioco è disponibile anche su Steam dall'anno scorso. Ovviamente il gioco non è ambientato a Dubai, non è ambientato a New York, ma è ambientato a Varsavia nel 1944, dove ovviamente sapete che non si sta andando a passare bene in quel periodo, insomma. E vediamo un po' come si evolve la situa qua. Perché noi praticamente ci troviamo in questa, ecco, Varsavia sotto assedio e tutti devono combattere qua. Questi due stanno insieme. Aia. Oh, chi? No, non me. No, vabbè. No, vabbè, quello si è ammazzato. No, raga, già mi sto sentendo male. Malissimo. Cioè, questo è solamente tipo il prologo, una cosa così. No, vabbè. Ok. Sì, stanno a posto, ok. Allora, suppongo che l'italiano non ci sia, infatti. Stanno tutte tranne l'italiano, mi sembra logico. Facciamo un nuovo gioco, vai. Io farei un po' il tutorial perché comunque sono una schiappetta a sti giochi. Ma no, easy. No, io ci metterei qua easy, guarda, raga, perché comunque sono. Ce l'ammetto, io non so il top a sti giochi, quindi meglio se evito. Quindi ok. Ok. Ci abbiamo nel part iniziale Christoph Jadwiga e Kazimierz, ok, va bene. Vediamo un po'. Allora, è l'anno 1944. Il Terzo Reich stava alla Svegasela. E la Polonia si ritrova al centro del conflitto, insomma. Quindi, niente, vediamo un po'. Praticamente ci stanno preparando una specie di c'è stata creata la Polish Army, quella là, una specie di resistenza sotterranea. E praticamente, ecco, e qui praticamente iniziano le prime schermaglie, le prime battaglie nel 1944, là dove praticamente ci sta, non vorrei dire una cavolata, ma Hitler si sta vedendo brutta. Avete brutto, mi stavo ritirando e la Polonia si ritrova proprio là al centro. Io a storia non è che c'avevo chissà che votoni, però your party is ready. Ok, questo qui è il nostro party. Ok, paura. Allora, ovviamente devo completare le missioni giustamente e posso ovviamente seguire queste cosette. Il nostro inventario, tutto quanto, c'è 250 action points. Quindi quando io finisco questi punti finisce la missione. Ah, posso muovere il nostro party con lo stick sinistro. Forse andando di là, tipo. Quelle sono barricate, non posso superare, quindi. Ah, pensate, mi dice pure dove devo andare la lineetta. Prendo, ho scoperto una cassa. Uno dei tre tipi di incontri posso fare. E può contenere delle cose importanti per noi. Ok, vediamo un po' che c'è sta dentro. Prosizio.
memoria, ho schiacciato troppo presto, mi sento male, vabbè. Ok. Allora qua continuiamo a far così. Ok. Queste sono tutte barricate, quindi niente. Oh oh, un'unità nemica. Allora, speriamo di avere abbastanza munizioni. Quante munizioni c'ho? Boh. Dove stanno scritte? E vabbè, forse vediamo con la X, forse vediamo se c'è una cosa. Vabbè, no, c'è un bordello, posso... vai. Allora, praticamente, la morte è permanente e la vita non si ripristina dopo ogni battaglia, quindi... Comunque adesso cominciamo a fare sta battaglia, ce la sfoghiamo così, vai. That show the starting position, ok. Quindi praticamente posso andare su single shot, ok. Ah, ecco, target acquired. È una skill offensiva perché giustamente non dobbiamo puntare. Ah, praticamente mi viene selezionato il range, quindi l'entità del coso che posso fare. Eccolo, questo qua. Questo sì, non mi dice niente. Ah, ecco, sì. Oh, pesante questo, eh. Ma senza mi facesse un po' di più. Ah, ok, quindi ho danneggiato con successo il tizio. Ma mi costa un po' di stamina. Ok. Allora, 06, ecco, mando il coso, il tizio non può combattere. Oddio. Quindi ogni turno si rigenera, va bene, ok. Almeno tocca a loro. C'è una granata, non ti fa niente, insomma, un po' di parole. Allora, quindi praticamente alcuni attacchi possono colpire un po' più di persone. Quindi la nostra seconda attivazione facciamo con Jadvika, la tizia qua. First aid, ah, quindi possiamo... Ah, lei può curare un po' di tizie. Facciamo su Christring Ring, quello là. Ah, quindi però mi posso curare, insomma. Boh, per me mi sembra inutile. Cioè, quello gli ha sparato un petto, non si è fatto niente, vabbè. Ah, quindi se siamo dietro un ostacolo prendiamo meno colpi. Ma però comunque gli ostacoli si danneggiano. Quindi ci abbiamo pure altre opzioni, oltre a quelli di attaccare. Quindi possiamo... ci muoviamo questo, ok. Ah, solamente, allora facciamo con questo select, ecco, facciamo movimento, e mi metto là dietro. Allora, ah, forse là era. Ah, hai capito, oh, che furbo questo. Ah, praticamente io giustamente la parte iniziatura non sono morto, cioè non sono riuscito a ammazzare, questi, vabbè. No, ma che io come faccio con questi? Facciamo... E mo che faccio? Scusa, se io voglio sparare un petto a quello, che fa? Come faccio? Ah, ecco.
Proviamo con questo, che devo fare, boh. Cioè, questo sono 15. Cioè, non sto a fare niente, in poche parole. Vabbè, questo non si fa niente, vai, che questo è forte. Vabbè, io continuo con questo. Facciamo un single shot. Bam. Vai. Oh, beh, gli sto togliendo tanto, comunque, non è poco. Oh, questo ce l'ha con queste granate, oh. Mannaggia. Allora, curiamo questa. Questo c'è 78, 95. Beh, forse è meglio questo. Ok. Ancora il terzo turno, vabbè. Facciamo questo. Allora. Facciamo comunque sempre questo qua. Dai, un'altra bottarella ci sta. Dai, e mo questo lo sciottiamo pesante. Si è sciotta alla grande questo, eh. Ma questo c'ha queste granate, oh. Ciao Kiko, muori. Boom. E mo tocca a questo, muori. E pure questa qua, oh, facciamo così, questa qua. Ah, non ci è, vabbè. Allora passiamo a questo qua. Perché questo non attacca? Perché ora attacca? Ah, devo fare un altro turno. Io mi devo muovere qua perché. Ah, c'ho fino alla stamina, in poche parole, va bene. Come faccio a passare al terzo turno? Che? E non so che sto schiacciando. Allora andiamo da questa. Facciamo un po' di. Vabbè, curiamo questo, che devo fare, boh. Quarto turno. Vabbè, quanto. Questo non posso usare. Cioè, se io mi volessi tipo. Cioè, se io volessi tipo sparare questo, mo così. Ecco. Ma come l'ho missato? Mannaggia, oh, queste granate. Vabbè, mo questo. Boom, boom, boom. Dai, che mo questo lo sciottiamo, ragazzi. Lo sciottiamo pesante. Vai. Ciao, Kiko. Ciao. Ok, vai. Nemici sconfitti. Da paura, oh, me la sto a cavare. Sono grande. Allora. Ah, veramente qui, che succede? Veramente quelli che perdono troppa vita possono avere, cioè possono essere, come dire, feriti gravemente, quindi. Ah, quindi se ho delle, come dire, delle ferite non curate che sono gravi è un casino, ok. Allora continuiamo, andiamo avanti. Ho tutte barricate qua. Oh dai. Troppo top. Da come più tutto. Allora io mi prendo tutto. Ah vai, a posto. E mo qua? Ho un'altra, io me la piglio questa. Oh, che stiamo scherzando. Non mi frega a me. Dai. Un'altra. Ok. Oh, parevo fortunato oggi, eh. Un giorno meno fortunato. Vabbè, sì. Io vorrei sapere un po' quello che ci sta dentro, quindi usiamo questo. Ah. Oddio, quindi questi qua mi possono pure venire a cercare. Pensa un po'. Allora, io là ci vado. Quindi vado dritto qua. Io vado a prendermi questi, che mi frega a me. Mi prendo tutto. Ah, posso utilizzare anche dei camuffamenti, quindi. Ah. Beh,
Pensate che figata. No, io posso andare. Oh, carrione. Che figata. Wow, meno male. Ah, un evento narrativo. Vediamo un po' quello che trovo qua. Vediamo un po'. Chi è sto tizio? Vediamo un po'. Mi fa vedere un pochino quello che è successo qui. Allora. Quindi praticamente ci stanno quelli che non si vanno fa catturare. Insomma. Noti un gruppo di persone nelle strade e c'hanno paura. E se restano là, so cavoli. Ecco, io direi là, cioè calmiamoli, facciamogli trovare un po' di coso. Intuition facciamo. Meno male, ok, perfetto. Quindi vicino abbiamo un obiettivo, quindi. Quindi non tutte le missioni hanno un obiettivo primario, ok, va bene. Ma mi hai dato qualcosa, tipo? Io mi voglio tutto, vai. Ok. Mannaggia queste barricate. Oh, tutte barricate stanno qua, ma che è? Ah, devo risolvere due eventi narrativi, eccolo. Ok, vediamo un po' qua che mi dice. Prendi, mi devo sbrigare qui. Dobbiamo scavalcare qui. Beh, proviamoci. Ah, e prendi, siamo riusciti a scavalcare. E anche se il tizio si è fatto male, però vabbè, ci sta, dai. Ma se io mi camuffo comunque qua che mi frega. Qui mi camuffo, raga. Me la rischio. Hanno toppato. Scusa, tu mi hai fatto usare coso? No, vabbè, greve. Greve proprio, zie. Oddio. E queste qua sono le meccaniche avanzate. Ok. Ok. Quindi ognuno attacca da una parte all'altra. Ah, c'abbiamo praticamente unità armate e quelli così, insomma, armi pesanti. Quindi, ok, selezioniamolo. Facciamo un single shot. Quindi quello con Riffleman, eccolo. Beh, mazza, oh. Per poe. Aio. Ah, Casimiro può fare un buff. Ok. Contraband ammunition. Ok. E quindi? Ah. Quindi praticamente ci ho messo un buff qua, quindi. Ah, e qualcuno mi può dare un debuff, quindi una. Delle cose negative, insomma. Facciamo questo. E continuiamo contro di questo. Ah no, questo. Facciamo questo, vediamo un po'. Mazza, vabbè. Ci sta, dai, io. E ah, ci ho fatto tipo il sanguinamento. Ah, ci abbiamo pure delle armi da mischia da utilizzare. Figo sta cosa, vai Gevinka, come si chiama questa? Dove sta Drag? Dove sta? Ah! Oh, ma non gli hai fatto niente! Ma oh, quello mi sta sparampetto! Oh. Ah, quello sta a morì! Ah! No, no, tanto vinco, Kiko, fidate! A questo gli sparo in bocca tanto! Ah, non ci riesco. Allora facciamo target acquired. Vediamo questo, vai. Come ho fatto a missarlo? Aio. Oh, usiamo lui che te devo dire. Boh. No, questo. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Perfetto. Oh, facciamo. Che te devo dire, boh. Vabbè, oh.
4, tanta roba, aio. Devo pure con questo un'altra coltellata in petto, vai, con un'altra coltellata ti do. Vai, boom. Oh, guarda, questo non lo scappa. Eh no. Ti piace, ma io mo. Dai, oh, 41 di critico. 41, ragazzi, è tantissimo. Dai, ho ammazzato pure questi. Sì. Dai, dai. Ah, ok. Quindi posso anche aggiustare il mio party, insomma, vedere un po'. Andiamo bene di qua, perché tanto solo qua posso andare. Questo che è? Ah, devo andare out, e cos'era questo qua? Ah, l'arrival. Ok. Perfetto. Prima abbiamo sconfitto questi qua, siamo sopravvissuti. E niente. Ah, quindi così ho completato la missione, insomma. Ok. Figata! E qui posso tornare a Whiteout? Paura! Quindi questa qui era la prima missione da tutorial, ok? Non mi sembra così difficile, pensavo peggio, sinceramente. Qua ci sta pure il riassunto di tutto quello che possiamo fare. Quindi ci sta. Qui abbiamo il secondo giorno. Qui ci sarà qualche evento, ecco. Ah, qui probabilmente ci sta un po' di nostalgia. Qua però dobbiamo andare avanti, ragazzi. State zitti, non fate i pazzi e niente, insomma. Quindi questo è quanto, insomma, come premissione. Vediamo un pochino qui nel Nintendo Shop. Allora, vi ricordo, Warzav, GDR strategico, uscito scorso 29 settembre su PlayStation 4, 1 ottobre su Nintendo Switch, 2 ottobre su Xbox One, su PC era già uscito l'anno scorso. E lo potete acquistare su tutte e tre le console al prezzo di 19,99 euro. È stato distribuito dai Crunching Koalas, che sono tenerissimi koala, ed è stato sviluppato dai Pixelated Milk. Fateci sapere un pochino qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Voi intanto continuate a seguirci su YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dove pare. E noi ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli, ciao!